Fabio, nelle scorse settimane c'è stata prima l'uscita di Coppa, poi la vittoria risicata, poi un pareggio. Si è quasi parlato di crisi, invece che succede? Ieri tre reti. Ma sì, ma onestamente noi all'interno non abbiamo mai parlato di crisi, perché una squadra che fa 9 vittorie e 3 pareggi non puoi parlare di crisi. È normale che magari pensi il fatto che se il Parma un pareggio a Castelfranco possa penalizzare, però se uno guarda la partita, le occasioni che abbiamo creato, l'atteggiamento avversario dell'arbitro, la valuta in modo diverso. Certo è che ieri comunque si è rivisto il gioco brillante, si sono riviste alcune giocate e intanto faccio complimenti a Legnago perché è una squadra che è venuta a giocare, forse la prima insieme a Forlì che sono venuti a giocare la partita, non si sono mai chiusi, hanno messo benissimo in campo e questo un po' ci ha anche aiutato, no? Perché ci ha fatto trovare un po' più di spazi, un po' più di geometrie e ci ha aiutato, però penso che ieri forse siamo ritornati e a trovare quella brillantezza che c'era mancata nelle altre partite, però parlare di crisi è esagerato. Una brillantezza espressa anche dalla capacità realizzativa degli attaccanti, l'assenza di Longobardi e Guazzo, ancorché pesanti, non si sono fatte sentire, per fortuna. Ah, per fortuna, intanto voglio salutare Longo che ho già avuto il piacere di salutarlo, però volevo ribadirgli anche io che la prestazione e la vittoria di ieri è dedicata a lui, perché ci ha lasciato un malleolo per noi. E sì, eravamo un po' rimaneggiati in attacco, però se noi guardiamo il valore della rosa non ci dovremmo preoccupare tantissimo se può mancare qualcuno ogni tanto, perché abbiamo una rosa ampia, abbiamo dei giocatori di qualità e anche ieri l'abbiamo dimostrato, pur non avendo una vera punta di peso, però poi anche Ives ha fatto un lavoro eccezionale. Fabio, un'ultimissima domanda da parte mia, poi lascio spazio ai colleghi. Non più tardi di una settimana fa, proprio a TV Parma da noi, il tecnico Apolloni ha detto: se non prendiamo gol è anche merito di Lauria che si Sì. sacrifica e che ha avuto anche dato un nuovo modo di giocare, anche magari cambiandosi un po' anche le caratteristiche. Come interpreti queste parole e cosa ti senti di poter dare ancora a questo collettivo? Beh, intanto ho sentito le parole, mi hanno fatto un grandissimo piacere, anche perché, come hai detto bene tu, mi sono un attimo modificato nel modo di giocare, perché ci sono periodi della stagione dove serve alla squadra una determinata cosa. E se vogliamo raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati, dobbiamo ragionare più da squadra che dall'io. E quindi in questo momento il mister mi ha chiesto una determinata cosa, un ruolo per me anche nuovo, perché negli ultimi anni non l'ho mai fatto, e sto cercando di applicarmi, sto cercando più che altro di pensare prima al bene della squadra che al bene mio. E quello che posso dare di più, sì, sicuramente a livello qualitativo posso ancora dare di più. E questo viene con le partite, viene anche con la forma, perché avendo un ruolo nuovo dove mi comporta anche una fase difensiva abbastanza importante, posso essere un pochino meno lucido in attacco in questo momento. Però penso che col passare del tempo, anche con la forma migliore, posso dare ancora di più a livello qualitativo. Ecco, mancando Longobardi, Fabio, non potrebbe essere ipotizzabile un tuo ritorno più in attacco, diciamo, perché adesso comincia a essere un po' difficile. Dai, siamo un attimo contati più che altro, da che eravamo tanti in attacco, adesso ci troviamo con 2 assenze pesanti. E potrebbe essere, queste sono valutazioni che fa il mister. Ieri comunque ci siamo alternati anche abbastanza spesso con Melandri in quella posizione. Poi il mister il secondo tempo ha chiesto a me di accentrarmi di più, a Melandri di spostarsi sulla fascia. Sono delle alternative importanti perché creiamo anche quel pizzico di confusione nell'avversario. Anche se abbiamo caratteristiche diverse, ma riusciamo ad adattarci tutti e tre dietro la punta in qualsiasi posizione. Quindi vediamo, io in questo momento sono contentissimo di aver trovato lo spazio, sono contentissimo di aver dimostrato in parte quello che sono e sono contentissimo delle parole del mister e ancora di più dei risultati che stanno venendo. I tifosi ti guardano da morire come cose, Sì, perché sei ma diventato. sono contento perché ho visto che comunque basta anche poco, no? Per
per entusiasmare i tifosi, basta anche una scivolata, un tornare indietro, un recupero palla, quindi di questo sono molto contento e penso che il feeling sta crescendo e anche con la squadra penso che stia crescendo il feeling tra squadra e tifosi. Come hai detto che la prestazione e la vittoria di ieri sono dedicati a Longo, il Longo starà fuori 3 mesi, quindi dovete dedicargliene parecchie di prestazioni. Sì, abbastanza, sì. Vediamo quanti mesi saranno, perché secondo me una volta che l'osso si è rimarginato lui è talmente un leone mentalmente che potrebbe bruciare anche le tappe. E sì, noi, per noi era fondamentale Longo perché è uno che si fa in quattro per la squadra, ci dava una mano e come ha detto il mister a TV Parma, che ha detto che per dire è anche merito mio se non prendiamo gol, è anche merito suo se non prendevamo gol, perché era il primo difensore, quindi è un'assenza importante così come quella di Guazzo, però ripeto, vedo un grande spirito di sacrificio in questa squadra, vedo che tutti remano dalla stessa parte e questo è fondamentale. Ieri abbiamo visto un Legnago che a differenza di altre squadre non solo ha provato a giocarsi all'inizio ma in più vi veniva a prendere anche alti. Solo questo ha influito sul fatto che il Parma ieri forse ha ritrovato il gioco di inizio stagione, oppure, come credo anch'io, insomma, ci avete messo anche un po' del vostro, cioè cos'è cambiato anche a livello di movimenti? È solo l'attacco di piccoli, tra virgolette? No, sai cosa. Da una valutazione che abbiamo fatto nel ripensare alle partite, abbiamo notato che nei secondi tempi noi uscivamo sempre fuori, no? Perché i primi tempi delle avversarie venivano tutti, avevano freschezza, ti venivano ad attaccare, non avevano niente da perdere, quindi davano tutto. E ieri, sin dal riscaldamento, ci siamo detti ma perché non partire adesso subito noi forti, perché non dare subito un'impronta alla partita e far capire che possiamo fare tutti e due i tempi. E infatti c'è stata molto più aggressività, eravamo molto più convinti e ripeto, ci ha anche un po' facilitato il fatto che loro ci venissero a prendere e aprissero un po' più gli spazi, anche perché comunque le caratteristiche in attacco erano tutti leggeri, quindi se giocavamo palle alte se non si trovavano spazi e dovevamo buttare palle alte non eravamo a nostro agio, quindi loro sono stati bravi, si sono messi in campo bene e ci hanno attaccato, però si sono visti, diciamo, i nostri pregi. Ecco, quando le squadre si chiudono e noi siamo troppo frenetici vengono messi in risalto i nostri limiti. Ieri forse la squadra avversaria ha esaltato i nostri pregi perché hanno fatto la loro parte e giustamente si sono voluti giocare la partita a viso aperto e noi avevamo in attacco comunque la qualità, cioè da centrocampo in su arrivavamo a 1,75 m forse, non lo so chi era il più alto, quindi eravamo pimpanti e abbiamo sfruttato gli spazi che ci hanno lasciato. L'ultima da parte mia, l'Alto Vicentino non molla, io se non ricordo male tu con Laurenti parli spesso, ti puoi dire che gli dici qualcosa oppure? Ma no, allora ci sentiamo spesso e io gli dico non mollate, loro dicono ogni tanto poi perdete la partita, quindi è una lotta a due anche psicologica, no? E no, ma sappiamo benissimo che squadra è l'Alto Vicentino, tra l'altro hanno avuto una settimana ancora da finire intensa perché San Marino, Imolese e domenica Rovigo sono 3 partite e c'è da applaudirli perché stanno facendo un campionato strepitoso. E diciamo che a quest'ora se non c'era l'Alto Vicentino avevamo un ottimo margine noi, però noi siamo consapevoli di chi siamo consapevoli anche del fatto che loro sono venuti da noi e abbiamo fatto una gran partita battendoli, siamo consapevoli anche che loro sono una squadra forte, che non molleranno e questo ci dà ancora più stimolo per fare ancora meglio di quello che stiamo facendo. Aggiungo un'ultima domanda, il ciclo di ferro ora ce l'ha il Parma perché arriva il San Marino, l'Imolese, poi il Delta Rovigo. Caso vuole che si fa il campionato insomma in questo momento. Caso vuole che sono tutte e 3 partite che hanno avuto loro prima le abbiamo noi dopo. Cioè, se facciamo una valutazione è anche meglio, no, giocare queste partite perché se fai le cose come si deve levi punti alle dirette concorrenti e soprattutto dimostri di che pasta sei fatto, quindi ben vengano queste sfide, siamo contenti, pensiamo una alla volta perché San Marino non sarà una partita facilissima e loro ci aspettano come tutte, hanno anche della discreta qualità, quindi pensiamo una alla volta, però ripeto, ben vengano queste sfide.
Senti, a proposito di San Marino, comincerete immagino domani a prepararla. Qualcuno di voi ovviamente conosce già la squadra che, al di là del fatto che comunque se la gioca con il Parma, se la gioca con l'avversario che non si chiude, che squadra è? Dove vi può mettere in difficoltà? Beh, onestamente non conosco benissimo, conosco l'attaccante olcese Baldazzi che ha giocato a Rimini. Non ho delle grandissime conoscenze della squadra. Conoscendo questi due giocatori, sono giocatori rapidi, veloci, Olcese poi è uno che ha fatto sempre gol, quindi potrebbero metterci in difficoltà sulle ripartenze. Onestamente non so che tipo di squadra andiamo a trovare, se saranno chiusi, se non saranno chiusi. Di sicuro giocano in casa, vengono comunque da due risultati negativi e vorranno giocarsi la partita. Noi ci auguriamo che si vengano a giocare la partita, perché ripeto, per noi può essere un pochino più facile che trovare quelle squadre molto chiuse. E quindi vediamo quello che ci aspetta, e l'importante è che sappiamo cosa gli aspetta loro. Quello. E tornando un attimino a ieri, dicevi di aver azzannato subito la partita, no? Sì. Però rispetto ad altre volte io magari mi sbaglio, ho visto molta più pazienza nel gestire la palla, segno di maturità, no? Eh beh, quindi, sì. Perché comunque ieri era difficile. Ve lo ha detto il mister, oppure nel senso vi siete adattati a quella che era la caratteristica dell'avversario? No, ma ti ripeto, analizzando le partite che abbiamo fatto, tempo, scusami, sì. Uscite sempre. Sì, sì. L'impressione sì. È quello di regalare un tempo all'avversario. Ma infatti è quello, è il fatto di azzannare la partita non deriva dal fatto di buttarsi tutti in avanti, no? Anche il fatto di girare palla, di cercare di costruire, di avere pazienza. E in altri frangenti magari ci facevamo prendere un po' troppo dalla frenesia, venivamo attaccati, quindi volevamo fare per forza gol e quindi ci siamo fatti prendere un attimo la mano. Però ieri è stato proprio l'atteggiamento di voler subito attaccarli con le nostre armi, che le nostre armi è il giro palla, avere la pazienza, cercare le giocate. Infatti l'abbiamo fatto, poi il secondo tempo siamo usciti ancora di più fuori. E questa è una cosa preparata, ripeto, analizzando le partite anche con l'allenatore, col mister abbiamo notato questo diciamo, se si può chiamare problema, dei primi tempi, che le squadre avversarie venivano proprio ad azzannarci loro, e quindi volevamo avere lo stesso atteggiamento mentale loro, perché ripeto, se noi affrontiamo tutte le partite con l'atteggiamento mentale, con l'aggressività, con la cattiva agonistica che hanno le altre, dopo le nostre qualità vengono fuori, e quindi abbiamo cercato di far questo. Faccio l'ultima domanda. Vai. Da parte mia. Ieri dall'ingresso in campo di Rodriguez, Corapi è avanzato. Sì, avanzato, anzi salito po' sulla tre quarti. E quindi come ti sei trovato a giocare con lui? Potrebbe essere una soluzione, oppure è stata anche questa dettata dalla contingenza del momento? Potrebbe essere una soluzione. L'avevamo provata anche in allenamento il giorno prima. E può essere una soluzione perché Ciccio ci può dare sia qualità, ma soprattutto aggressività. Quindi magari loro il secondo tempo hanno messo un centrocampista in più basso davanti alla difesa, e quindi avere l'aggressività che ha Ciccio con la qualità sua può essere importante per noi. Sono valutazioni che il mister ha fatto, e sinceramente è un'opportunità anche per noi in più, per avere anche quel pizzico di aggressività in più. Fabio, stavo riflettendo mentre parlavi. Ormai sono tre mesi che vi guardate in faccia ed è una situazione inedita da certi punti di vista. Di rado una squadra si costruisce da zero in Serie D. È più la libertà che vi dà questa situazione di non avere gerarchie precostituite e ereditate, o è più il problema di inventare schemi con giocatori che non si conoscono? Beh, intanto dopo tre mesi, come hai detto bene te, non era facile, perché puoi avere tutte le qualità del caso, puoi avere tutta la rosa, però stiamo parlando sempre di 25-26 giocatori nuovi, di 25-26 giocatori che hanno giocato, qualcuno ha giocato insieme, io per dire, con Davide, Giorgino, con Chris ci avevo giocato, però con altri non ci avevo mai giocato, quindi trovare comunque queste diciamo l'intesa non è sempre facile,
E poi comunque ci sono stati tanti turni infrasettimanali, tanti cambi di formazione, tanti cambi di uomini, quindi nemmeno questa è una situazione facile. Però, cioè, da mio punto di vista, noi stiamo vivendo comunque in una situazione bella, stiamo vivendo in una società bellissima, con un pubblico bellissimo, e quindi anche questo, anche alle volte, più che diventare un peso, diventa una carica in più, capito? Una responsabilità, alle volte si può essere, trasformata in quella serenità, in quella che tu poi devi pensare solo a giocare a calcio, devi pensare solo a far bene la tua parte. E non era facile, però il bilancio dopo 3 mesi penso che sia molto molto positivo, soprattutto con i risultati che sono venuti, con il gioco che piano piano sta venendo, comunque anche il cambio di giocatori. Vediamo che magari un giocatore può stare fuori 2 giornate, 3 giornate, 4 giornate, ma poi quando entra fa sempre la sua parte, quindi questo è molto molto importante nelle dinamiche di una squadra.